Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Iniziamo con un anno di celebrazioni che si chiude, è quello per il 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, ma che ha trovato il suo capitolo finale all'interno di uno degli spazi espositivi del Consiglio regionale della Toscana, anche per fare il bilancio delle tante attività organizzate durante questo 2021. 100 giorni di eventi, manifestazioni, installazioni anche innovative organizzate dal Consiglio regionale della Toscana per celebrare il simbolo e l'icona della cultura italiana, Dante Alighieri. Con una cerimonia nel centro espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Firenze si sono chiuse le celebrazioni del 700° anniversario della morte del sommo poeta. È evidente che Dante è la Toscana, è la nostra storia, la nostra cultura e per noi come Consiglio regionale, come ufficio di presidenza era un impegno importante, ci siamo misurati per la prima volta di fatto in una serie di iniziative che ha visto coinvolta tutta la Toscana, tante città, tutte le province, che ha coinvolto i ragazzi, i giovani, le istituzioni, le arti, ma soprattutto che ha voluto ricordare quella che era la nostra storia e soprattutto fare in modo che si fosse una condivisione diffusa e collettiva. Oggi è una giornata che celebra la conclusione di questi festeggiamenti e a nostro avviso è stato un anno importante, era un dovere, ce l'abbiamo fatta nonostante la pandemia e questo forse è il risultato più importante che abbiamo oggi condiviso con tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo anno un ricordo importante di Dante. I bambini non si tirano mai indietro, quando le cose sono belle e ben fatte con passione le riconoscono e danno tutti se stessi. L'abbiamo visto con Dante, l'abbiamo visto in tante occasioni lavorando con Venti Lucenti anche ad altri progetti, ma devo dire questa volta è stato davvero entusiasmante vedere i bambini molto piccoli interfacciarsi con la storia di Dante e con i suoi versi. Quando si parla delle passioni umane, dei sentimenti, delle nostre visioni del mondo, grandi o piccoli, tutti se opportunamente guidati, ognuno ha da dire e il cuore di tutti viene toccato. E Dante è capace di questo, di toccare le menti e i cuori di tutti. Il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo per l'evento conclusivo ha voluto anche l'avatar divina che ha girato in questi mesi la Toscana. Abbiamo fatto delle iniziative popolari, l'obiettivo era quello di portare Dante il più possibile tra i cittadini e i cittadini della Toscana, non solo a Firenze. Direi il risultato raggiunto con soddisfazione grazie alla Presidente Cristina Giachi, grazie a tutti i soggetti che ci hanno aiutato. È stato bello confrontarci con i bimbi, con le esperienze delle bimbe e dei bimbi delle scuole che hanno provato a approfondire, a conoscere Dante e che sono stati protagonisti dei Dantini in 5 città, in 5 comuni, borghi bellissimi della Toscana. E poi gli spettacoli di Simone Cristicchi che ci ha raccontato il paradiso attraverso le sue parole e la sua dolcezza. E poi tutto l'impegno che abbiamo messo insieme a Niccolò Fabi e tanti altri artisti per attualizzare attraverso la musica il messaggio di Dante. Insomma, rendere Dante popolare. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha assegnato il premio alla comunicatrice toscana dell'anno e la direttrice del quotidiano La Nazione, Agnese Pini. È la più giovane direttrice di un quotidiano, è Agnese Pini, della Nazione, comunicatrice toscana 2021, riconoscimento organizzato dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione. Anche quest'anno il Corecom della Toscana premia colei o colui che consideriamo il comunicatore toscano e quest'anno ci sembrava giusto premiare Agnese Pini, giovanissima direttrice del giornale più storico della nostra Toscana, della Nazione, che dirige il giornale in un momento molto complicato per la carta stampata, ma che cerca di guardare alla comunicazione in un modo estremamente originale, moderno. La rivista Forbes l'ha considerata una delle 100 donne più influenti nel nostro paese e allora ci sembrava giusto che una toscana, una giornalista di questo talento, avesse anche il riconoscimento del Corecom della Toscana. E oggi con grande piacere gli conferiamo il premio di comunicatore toscano dell'anno. Assieme premieremo anche due giovani laureate in scienze della comunicazione, una dell'Università di Siena ed una dell'Università di
Pisa, Anna Buccero con una tesi su Silvia Romano e Maria Cascone con una tesi su, è stato Facebook che mi ha portato a Lampedusa. Classe 1985, giornalista nata a Carrara, è la prima donna in 160 anni a dirigere lo storico quotidiano fiorentino, assumendo l'incarico a soli 34 anni. Prima di lei si erano aggiudicati il titolo Elena Favilli, Jacopo Melio, Ilaria Bidini, Massimo Sestini, Fuad Aziz e Francesca Sivieri. È il significato più bello, più importante, perché ricevere un premio intitolato al comunicatore toscano, alla comunicatrice in questo caso, davvero appare come un bellissimo regalo di fine anno, quindi sono davvero grata al cuore come per aver pensato a me per questo, appunto, per questo riconoscimento così bello e prestigioso che, arrivando a casa propria, assume chiaramente un significato ancora più intimo, profondo e importante. Il dialogo, la comunicazione tra il giornale e il cittadino, il giornale e il lettore, è fondamentale. Da un mese più o meno abbiamo inaugurato una nuova rubrica che esce proprio a pagina 1 e a pagina 2 del quotidiano, quindi ha una grande importanza, il posto d'onore, che è proprio legata al dialogo tra giornale e lettori e dà grande soddisfazione, mi sembra, spero, da entrambe le parti, a me moltissima, e mi auguro che anche i lettori che trovano le risposte sul giornale, le loro domande, i loro messaggi, siano altrettanto soddisfatti e contenti di questo, di questa chiacchierata quotidiana che ci riusciamo a fare. È passato un quarto di secolo da quando un'alluvione stravolse due zone della nostra regione, la Garfagnana e la Versilia. Quella tragedia viene ripercorsa in un libro in cui scatti fotografici ci rimandano purtroppo a 25 anni fa. Il 19 giugno del 1996 una terribile alluvione travolse i paesi di Cardoso e Fornovolasco, uccidendo 14 persone. In poche ore sul crinale delle Alpi Apuane, nella zona tra il Monte Forato e il Gruppo delle Panaie, caddero decine di centimetri di pioggia, l'acqua in grosse torrenti, che travolsero i borghi sul versante della Versilia e su quello della Garfagnana. Il fotografo Tommaso Teora fu tra i primi a raggiungere le località colpite dal disastro, scattando fotografie che oggi, a distanza di 25 anni, ha raccolto in un libro con il quale documenta la tragedia e la successiva ricostruzione. Il libro è un libro fotografico. Sono 320 fotografie fatte in quei tempi in due anni. In due anni con 17 viaggi, sempre con lo scooter, perché con lo scooter si viaggiava meglio, soprattutto le prime volte. Dove non facevano passare, io potevo passare con lo scooter. È stato un lavoro enorme, enorme perché sono 320 diapositive che ho dovuto scannerizzare, e chi è del mestiere sa benissimo che la diapositiva col tempo si deteriora e crea problemi, polvere, peli, eccetera. Perciò con lo scanner è un lavoro enorme, potete immaginare 320 fotografie. Quello che il tempo che ha permesso, che ha voluto, insomma, che ci è voluto per sistemarle, ecco. Però nel compenso è venuto un buon lavoro. A me mi sembra sia venuto un buon lavoro. 25 anni fa un evento tragico, l'alluvione della Garfagnana e della Versilia, che ha segnato profondamente i nostri territori. Sicuramente un evento che è documentato in maniera, diciamo, molto efficace dal libro di Tommaso Teora, 320 fotografie che oggi rappresentano una testimonianza di quei fatti tragici. Io come Regione Toscana devo sottolineare che quell'evento segnò un cambio di rotta, un cambio di passo rispetto all'organizzazione della protezione civile, diventò un vero e proprio modello. La Regione Toscana fu pronta a intervenire, si fu diciamo in grado di dare una risposta a quei territori efficace ed efficiente in tempi brevissimi, e oggi portiamo l'eredità nei piani e nei progetti della Regione Toscana e cerchiamo in questo senso proprio di lavorare soprattutto nella fase di prevenzione attraverso, voglio dire, un lavoro capillare che la Giunta sta portando avanti insieme al Consiglio. Un quarto di secolo è trascorso da quell'alluvione, uno dei primi esempi di bombe d'acqua, un monito in scatti per i dibattiti futuri sugli eventi climatici estremi. La vicenda di Patrick Zaki, ripercorsa in una mostra voluta all'interno degli spazi espositivi del Consiglio regionale della Toscana, è denominata Ali per Zaki.
La liberazione dello studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki dopo 669 giorni di prigionia nel suo paese, l'Egitto, rende ancora più attuale e dà un senso ancora più profondo alla mostra Ali per Zaki, nata da un'idea dell'artista Daria Pallotti e allestita nel centro espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Firenze. Quando si ottiene un risultato provvisorio, perché la libertà è tale, però importante perché tutti hanno fatto bene quello che sanno fare meglio, e a questa mobilitazione dal basso enorme iniziata da Bologna ha seguito un movimento di società civile, di enti locali, di artisti, e l'arte sicuramente ha dato un enorme contributo perché ha saputo raccontare la storia di Patrick in maniera vivace, bella, in maniera molto più utile rispetto a tante parole scritte, e quindi è un piacere vedere finalmente queste opere, e da parte di Amnesty International c'è un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Quando gli enti locali e una regione importante come la Toscana hanno a cuore i diritti umani, ne trae vantaggio il nostro paese, ne traggono vantaggio le vittime delle violazioni dei diritti umani, ed è un segno di progresso e di civiltà. È partita dal Comune di Cosenza, è partita non dall'amministrazione ma da un artista che si chiama Daria Pallotti, che è qui presente e che ci tengo veramente a ringraziare, e è stata poi supportata oltre che da noi dal Consiglio per le Pari Opportunità, e è stata una cosa entusiasmante perché per un piccolo comune come il nostro, 8.600 abitanti, fare una cosa con questa risonanza, con questa qualità, ma soprattutto con questo livello di partecipazione, tantissimi disegni avvenuti da tutta Italia, una partecipazione intergenerazionale, interregionale, così, è stata veramente una soddisfazione molto grande. L'idea nasce dal Comune di Covisano, che mi ha coinvolto chiedendo di fare un'iniziativa su Zaki. Chiaramente l'idea iniziale era di fare un'immagine da mettere all'esterno del comune. Quindi l'idea iniziale era di coinvolgere bimbi e di fare tante ali a Patrick Zaki. Però eravamo in tempo di piena pandemia, e quindi tutto questo, forse anche grazie alla pandemia, è stato trasportato in via telematica. E con questo fatto di usare appunto internet siamo riusciti ad arrivare in tutta Italia, in fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, e le ali sono arrivate da tantissime parti, sono arrivate tantissime ali. L'idea era di disegnare ali sull'immagine di Patrick Zaki, e hanno partecipato bimbi, anziani, scuole intere, tantissima partecipazione fin da subito, che ci ha sorprese molto perché non ce l'aspettavamo. E quindi adesso siamo qui a conclusione, mettendo in mostra queste ali, è arrivata una parte, una selezione, perché non potevamo esporle le circa 2.000 ali che sono arrivate, e siamo contenti di poter fare la mostra anche in coincidenza con la liberazione di Patrick Zaki. Io ricordo il Comune di Vico Pisano, ringrazio Daria Pallotti, sono emozionato, sono entrato in questa stanza e vedere tutti questi disegni, ce ne sono più di 2.000 che mandano un messaggio di speranza, le ali come segno di ritrovata libertà. È evidente che la vicenda di Patrick Zaki richiede ancora grande attenzione da parte delle istituzioni, perché un primo passo è stato fatto. Io non mi aspettavo oggi di poter essere qui sapendo che finalmente Patrick è a casa sua. Ora ci aspettiamo che si concluda positivamente il processo e che Patrick possa tornare in Italia, possa tornare a Bologna, possa davvero fare in modo che quelle ali gli permettano di lasciare l'Egitto e ritrovare completamente la libertà perduta. È un filone di impegno della Regione Toscana, del Consiglio regionale, in particolare nel suo caso sul tema dei diritti. Ma io penso che la Toscana su questo, come dire, è stata sempre apripista, perché penso all'abolizione della pena di morte, penso a tutte le sfide sui diritti. Noi vogliamo continuare questo impegno, che è un impegno di libertà e un impegno di sostegno anche a tutte quelle donne e quegli uomini che fanno più fatica, e penso che da questo punto di vista la Regione Toscana non si è mai voltata dall'altra parte, non lo farà neanche in questo caso. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima puntata.